Si è svolto lo scorso weekend il sesto slalom trofeo Selva di Fasano, che con oltre 100 partenti e un numeroso pubblico sul tracciato ha sancito la perfetta riuscita della manifestazione organizzata dalla scuderia Fasano Corse del presidente Pinuccio Pace. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato il pilota di Cava dei Tirreni Pasquale Tortora al volante della Renault Clio RS, che ha preceduto il driver fasanese Giacomo Liuzzi su Radical Pro Sport di appena 45 centesimi di secondo. I tanti piloti accorsi hanno dato grande spettacolo tra le birillate e le curve che dal canale di Pirro conducono alla Selva di Fasano. Presidente Pace, visti i numeri, la manifestazione è pienamente riuscita. Dobbiamo ringraziare che forse abbiamo seminato bene l'anno scorso tutti i nostri amici delle altre scuderie di Vicinori, Monopoli, che Cisternino e altri ci hanno un pochettino accettati per come noi abbiamo accettato loro. Sto cercando di diffondere un po' di amicizia e non di agonismo. L'agonismo è sportivo e non a livello di farsi eventualmente concorrenze sleali, no, perché nello sport slealità non ce ne dovrebbe mai essere. Però la cosa importante in questo momento è che siamo riusciti a fare un numero così alto di iscritti, perché abbiamo penso seminato bene quest'anno, quindi sia tutti i miei collaboratori che il mio direttore sportivo in primis siamo riusciti a ottenere questo ottimo risultato. Abbiamo notato la presenza dell'osservatore della federazione. Si punta alla titolazione di campionato italiano per il prossimo anno? Ma penso proprio di sì, è quella la speranza immediata che abbiamo, perché con questo problema che si è creato, che siamo rimasti orfani della Fasano Selva, orfani di quella gara, nel momento in cui siamo rimasti orfani di quella gara che era il fiore all'occhiello un po' del sud Italia, a questo punto ci stiamo un pochettino illudendo di fare qualcosa che ci si può avvicinare a loro. Non sarà per il momento, ma spero che in futuro con la collaborazione riusciremo a riabilitare un po' questo sport che per Fasano ha un'importanza madornale, perché Fasano è il paese dell'automobilismo sportivo per quanto mi riguarda.